Dai, veloce, ci stanno aspettando tutti quanti. Un attimo, prova a camminare tu questo, cos'è il passo? Ok ragazzi, ok, ci abbiamo da fare, quindi mi sbrigo. Bravo, più a fretta. Allora, catteggiando su Facebook con Andrea, abbiamo trovato un concorso per web serie. E ciabba. Ma Dorbe, sei sempre il solito volgare. Ha ragione, ci si deve spiegare sempre il tutto, eh? Sarebbero dei brevi episodi online, comunque. E io ho pensato che potremmo farli su Farinali, se siete tutti d'accordo. E ciaia. Oh, è presente il bar a Piazza Briani? Un gran caffè Farinelli? Sì. E ciò c'è. Qua lo prende il nome da un famosissimo cantante lirico di Andria, Carlo Broschi, un cantante tipo Pavarotti. Voi lo conoscete? Ah sì, quello che è venuto a mangiare a casa ieri. Dai ragazzi, fate i seri, i genitori hanno lavorato presso il Palazzo Ducale di Andria. Oh raga, la cosa più bella per il vincitore è viaggio a Madrid, 5 giorni, gratis! Spagnoli, sto arrivando! Infatti, se erano i vostri nomi nel cast, partiamo tutti insieme. Oh, raga, secondo me è bello, si può fare. So, io vado a mangiare un pezzo di pizza con Paolo, dato che prima non ho avuto tempo. Vabbè, okay. Ciao ragazzi! Ragazzi, la cosa più importante è che dovete essere tutti concentrati per questo lavoro. Infatti ci sarà chi magari scrive le battute, la sceneggiatura, i costumi, la fotografia. Quindi mi raccomando, se vogliamo vincere, vi dovete impegnare, ok? Ehi, ragazzi, mi date 2 minuti? Visto che non sapevate la storia di Carlo Broschi, ne approfitto così ve la racconto un po'. Allora, Carlo Broschi, abbiamo detto che la famiglia ha lavorato presso il Palazzo Ducale di Andria a lungo e... Thank you.
ricordo replica. Ragazzi, così inizia la gelosia, un sonetto che Giovan Battista Marino ha scritto nel periodo barocco. Ci occupiamo di Marino perché ho saputo del vostro progetto su Farinelli. Bravi, siete miei alunni. Anticipiamo il barocco, l'Ariosto lo affronteremo in seguito. Bene, questa è la gelosia, che come dice Shakespeare è un mostro dagli occhi verdi che dileggia il cibo di cui si nutre. Asi, sei mai stata innamorata? E chi non è mai stato? Vedete quanto è attuale Marino? Non c'è dubbio, chi ci chiede le informazioni? Prendi appunti, poi me li passo, ma non voglio stare a sentire le cazzate che dice al posto. Va bene. Un veleno che uccide il fiore dell'amore. Ci ruba le forze, proprio come un'arpia ci strapperebbe del cibo. È un velo oscuro della ragione. Adesso dove troviamo l'evocazione forse più sincera dello stato d'animo amaramente struggente della gelosia. L'autore esprime con l'immagine melanconica del sogno vano che ci fa pensare ai fantasmi dell'immaginazione o dell'oscuro velo che turba la nazionalità. Vabbè, leggiamola tutta. Tarlo è prima d'amor, cura mordace di fronte. Silenziosa, devo preoccuparmi. Me lo chiedi anche, ieri sera ti sei comportato malissimo. E dove sei andato a prendere la pizza in Thailandia? Vabbè, ma ero stanco e non ho fatto in tempo, tornare in uditorio. Vabbè, un messaggio alla tua ragazza non potevi mandarlo, neanche la buonanotte. Cioè, alla fine mi aspettavo un atteggiamento diverso, visto che l'idea è partita da te, Giorgio, invece... E invece il barocco Farinelli non mi interessano affatto, anzi, ero interessato semplicemente al viaggio. Vabbè, non puoi fare un piccolo sforzo per me. Ma non si tratta di sforzarsi, quando una cosa non piace la si fa male. Ok, ho capito, ti risparmio il tragitto fino a casa, ciao. But we are hidden in the weeds, cause something terrifies us. But we know the life is too short. From your window was burning in. So I can feel. Sonia? Sonia? Che è successo? Qualcosa di brutto a scuola? No, 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 mami, non ti preoccupare. Niente di che, ho una lite con Andrea, ma... Niente di che. Intanto vieni di là e così mangi qualcosa, che c'è anche papà che ti aspetta. E magari poi ne parliamo, mi prometti che ne parliamo? Sì, sì, ma non mi va, ho un sacco di compiti da fare, poi non ho fame oggi, non ti preoccupare. Allora ti lascio qualcosa di caldo, così se ti viene fame c'è qualcosa che puoi mangiare. Mm-hmm. Stai tranquilla, eh? Mm-hmm. Thank you.
lì e poi vieni a sedersi. Senti, le battute le devi inventare, improvvisa, quello che ti viene in mente tu, lo dici, ok? C'è ragione in sì, ma altrimenti non si capisce niente. E vai, che riesci per aumentare la differenza tra padre e figlio, sempre con questo come costume, con la scenografia? Ok, va bene, prendo appunto. Ah, Roby, mi raccomando, cerca di scrivere tutto quello che dicono. Scrivilo, quello che viene in mente lo scrivi. Certo. Va bene, raga, se vi viene in mente qualche battuta da cambiare, qualcosa che non vi piace, ditelo. Va bene, ok. Bene, allora iniziamo. 3, 2, 1, azione. Riccardo, vieni qui, siediti. Devo dirti una cosa molto importante. Sì, padre, eccomi. Come ben sai, Dio ha donato una voce meravigliosa a tuo fratello. Ragazzi, fermatevi. Raga, basta. No, è terribile, sembra la recita della parrocchia. No, fai il serio, per favore. Ha detto di improvvisare. Dai, riprendiamo allora. Vabbè, allora ragazzi, ho scritto Dio ha donato una voce meravigliosa a tuo fratello. Riprendete da lì. Sì. 3, 2, 1, azione. Dio ha donato una voce meravigliosa a tuo fratello. Sì, lo so benissimo. Canta come un angelo sulle mie composizioni. Ecco, è proprio di questo che ti volevo parlare. Insieme potresti aiutare la nostra famiglia. Però c'è un problema. Cosa non va, padre? Che la voce di tuo fratello è meravigliosa ora, così. Cosa vorresti dire? Non saresti mica pensando di castrarlo? Ma li dà del tu, li dà del voi. Vabbè, dal tu, dal voi, poi dopo vediamo meglio, la prima volta. Mamma, non stile. Non saresti mica pensando di castrarlo? Ebbene sì, purtroppo è l'unica soluzione. E come ben sai, è molto comune. Non gli faremo del male. No, padre, non possiamo, non potete, non è possibile. Non vi ricordate il figlio della famiglia Rizzo? Beh, raga, parlate più lentamente. Vabbè, la terza volta che ci interrompete. La prossima volta che dobbiamo recitare, non mi chiamate più. E non riesco a scrivere. Vabbè, non riesco a scrivere. Dici a scuola e non riesco a scrivere queste battute. Oh, stai tranquillo, ricominciamo. Vabbè, tranquillo. Ma cosa stavo dicendo? Il figlio della famiglia Rizzo. Il figlio della famiglia Rizzo si è buttato dal balcone della sua abitazione, completamente nudo, è impazzito. Oh mio Dio, aiutami tu, come devo fare? Il figlio della famiglia Rizzo era già squilibrato di suo. Nostro Carlo sta bene, non ha alcun problema mentale. Ne siete sicuro? È davvero crudele nei suoi confronti. Purtroppo sì, la nostra famiglia diventerà ricca. Hai altre soluzioni? No, in effetti, però... Ecco, vedi, siamo spacciati. Siamo spacciati. No, padre, io sarò dalla vostra parte. Anche se questo vuoto che sento dentro lo porterò avanti per il resto della mia vita. Grazie, figlio mio. Stop, stop, ragazzi, va bene, belle battute. Comunque siamo riusciti anche a scrivere abbastanza. Però mi raccomando, cercate di non ridere. E magari tra una battuta e l'altra prendete fiato, così riusciamo a scriverle e si capisce anche cosa dite, ok? Ok. Ah, Roby, a proposito, sei riuscita a scrivere tutto? Grazie, figlio mio. Punto. Sì, ho tutto qui, però magari adesso ricontrolliamo insieme, ti sta saltato qualcosa. Ok, ragazzi, le battute più o meno... già erano carine. Ok, Davide, come stanno andando le riprese per il backstage? Ho scaricato un'app, vedo di migliorarlo. Ok. Oh, voi due, non vi muovete, più vicini. Meno si vede la scenografia, meglio sarà per Valeria. Comunque, tranquilla, Vale, ti aiuteremo noi a trovare le cose per la scenografia. Ok, magari riusciamo a trovare qualche sponsor, forse sarebbe meglio. Sì, dai. Ok, allora ragazzi, andiamo a ricontrollare le battute e poi vediamo. Giorgio, quanto deve durare un episodio? Circa 9 minuti. Ok, vediamo. Vabbè, andiamo. Pronto, maestra, dimmi. E volevo avvisarti che la lezione di oggi è sospesa. Sto facendo uno stage di danza interessantissimo. Poi vedrete della prossima lezione. Avvisa tutti. Quindi è saltata la lezione. Va bene, ci vediamo la prossima volta. Ok, ciao, buona serata. Io vado. Di quell'uomo e non di tuo marito.
Ciao. Ah, vuoi romperla? Io sono pensiero. Sono finito un po' la disca del mio cuore. Frasile, restare qui non è una decisione sbagliata. Mi sono preparato. Sbrigati, ho riscaldato la cena. Che tanta schifezza sarà costretto a mangiare oggi. Cerca di portare un po' di rispetto verso tuo padre, che ti mantiene andando a lavorare. A differenza di altri senza far nome, che vanno invece a ballare. Ma smettere di fare sempre storia, per me è importante, mi piace. Mi piace? Allora, visto che ti piace, dimmi, come nasce la pizzica? La pizzica nasce nel... Ma credo che me ne importi di quando e come nasce la pizzica. Ma sentilo questo, sentilo. Allora, leggiti un po' questi libri e acculturati un po'. Ignorante. Ma che è sta roba? Il libro che hai di fronte è La storia del tarantismo pugliese, di Ernesto De Martino. L'altro libro invece racconta la storia di Luigi Stefani, la pizzica tarantata. E Luigi Stefani è il personaggio chiave del libro di De Martino, nonché il violinista dei rituali terapeutici che si svolgevano a domicilio. È chiaro adesso? Possiamo anche mangiare. Il tarantismo come ogni fenomeno storico religioso, mentre non si vede rapporti definiti a soli economici, a parte la sua che palla. Palazzo Ducale. Dando notizie inoltre di un curioso esperimento nel Palazzo Ducale di Andria che testimoniasse quando nel 600 l'ideologia del tarantismo impegnasse la locale nobiltà. 43. Lati. Giorgio. Giorgio, vieni a casa, muoviti. Muoviti.
in camera. Muoviti, vai al computer. Ah, spero che tu abbia un buon motivo per venire fino a qua. Sì, zitto, siediti, traduci. Questo è il palazzo ducale, quindi? Niente, qua in questo coso latino trovo, pare che ci sia un collegamento tra il palazzo ducale di Andrea, la Taranta, la pizzica. Vedi un po' molto. Allora, palazzo ducale, 1600, cura per i mali. Andrea! Che sicuramente ti piacerà. Sì, inoltre ciao. Potrebbe migliorare i rapporti tra te e Sonia. Avevamo detto che Farinelli è nato e ha vissuto qui dentro, giusto? Ah sì? E allora nel testo che hai scaricato, proprio qui in questo palazzo ducale nel 600, la duchessa di Andria ha fatto un esperimento sul tarantismo. Nel libro che ti ha dato tuo padre, il tarantismo, ovvero la pizzica che balli tu, era un rimedio per le persone isteriche, cioè le persone depresse, che credevano di essere morse da una tarantola e volevano essere curate con la musica. Non ho capito. O anche Farinelli ha utilizzato la musica per curare la depressione nel re di Spagna. Sì, ma non ho capito. Vabbè, allora sei proprio scemo, che ti posso dire? Allora, tutto collegato. Farinelli, la pizzica, il palazzo ducale. Una webserie perfetta, viaggio a Madrid sicuro. Inoltre, anche i problemi sulla scenografia sono stati risolti, perché sicuramente lo sponsor troviamo qui ad Andria. Ed inoltre tu e Sonia felici e contenti. Ma tu sei un genio, cazzo. So I can challenge your God and pray that you're mine. You're writing, taking away. Ciao amore, sì lo so, sono in ritardo. Te ne sei accorto almeno? Sì, però aspetta, non voglio due motivi, ma ti spiego. Praticamente stamattina siamo stati a tradurre una cosa in latino io e Giorgio e siamo stati anche qui al Palazzo Ducale. Comunque, posso partecipare alla vostra consiglia? Seriamente? Sì. Era ora che tu decidessi. Ti chiamo dopo, dimmi quando è il prossimo incontro. E domani, beh, ciao. So I can challenge your God and pray. Muy bien, muy bien.
sarebbe la donna della mia vita. Sexy, ballerina, spagnola e tendenzialmente dolce. Beh, allora che facciamo? Allora, dai, ci manca di scrivere le battute finali del quarto episodio, quello in cui Farinelli viene applaudito come il più grande cantante esistente. Carlo, tu hai letto su WhatsApp il messaggio con il canovaccio da seguire, sì? Ok, comunque ragazzi, mi raccomando a mettere molta enfasi in questa scena perché è importante. Ok, pronto, sei pronta? Sì, sono pronta. Sì, possiamo iniziare. Allora, senti Carlo, tu ti metti in piedi al centro della scena mentre gli spettatori si mettono attorno a te. Mm? Ci siamo? Ok, 3, 2, 1, azione. Bene, il mio concerto termina qui. Grazie. Se qualcuno ha qualche domanda da porvi, io sono disponibile. Grazie. No, stop. Senti, Carlo, tu sei Farinelli, cioè il più grande cantante di Stepper. Non è che dai la mano, fai le domande. Ah, e comunque la barba alle ritte si deve sparire. Quindi mi raccomando, ragazzi, fatelo uscire. Poi con gli applausi lo richiamate in scena, magari. Tu canta qualcosa alla fine. E il cantalino dell'Inter. Amala! Pazza Inter Amala! Sì, dai, riprendiamo. 3, 2, 1, azione. Farinelli, ci farebbe l'onore di partecipare ad un concerto per la raccolta fondi per l'orfanotrofio? Lei è meraviglioso e ai bambini farebbe molto piacere. Sebbene i bambini non mi siano molto simpatici, potrei farci un pensiero. Grazie mille. Ah, ma scusate ragazzi, potreste scandire meglio le parole. Ha detto non mi siano molto simpatici, vero? Sì. Penso che la sua voce sia perfetta per il mio melodramma. Lo accetterebbe un incarico di tale rilievo? Non dubito che la mia voce possa rendere perfetto il suo melodramma. Ci penserò. Ora vi lascio. La mia carrozza mi attende per il mio viaggio a Madrid. Addio! Bravo. Stop. Va bene, sono venute meglio rispetto a quello che abbiamo fatto. Sì, decisamente. Madrid, stiamo arrivando! Stai listo a spare Spagna? Sì, mi sono già comprato un dizionario. Potrebbe essermi utile per le ragazze. Ma che vuoi rimorchiare tu? Quei povera. Oh, André, bentornato. Bravo, André, finalmente ti sei deciso. Oh, ma come vedo che ti dirò? Ecco, sono qui per spiegarvelo. Giorgio? Arrivo. Allora, ieri io e lui abbiamo trovato un collegamento tra il nostro cantante Farinelli e la pizzica che balla questo qua la sera. Sì, infatti la pizzica era ballata. No, era studiata. Okay. 4 volte. Era studiata dal vostro amato Farinelli nel Palazzo Ducale. Vabbè, ma cosa state cercando di dirci? Una web serie basata su Farinelli e la pizzica. Raga, abbiamo già vinto. Oh ragazzi, si può fare, alla fine possiamo collegarlo con la musicoterapia, quindi... Musico che? Oh Albe, ma tu ci senti quando parliamo? La musicoterapia, quello usato da Farinelli per guarire re di Spagna dalla depressione. Sai, ha cantato per 9 anni, ricordi? Secchiona! Vabbè dai, a parte questa parentesi, bisogna fare questo fatto, sì. Però raga, mettiamoci subito al lavoro. Ehi Giorgio, io vorrei recitare, potrei impersonare re di Spagna. Eh no Davide, mi dispiace, dovevo fare il backstage, quindi mo ti fai il backstage. Ragazzi, io vorrei fare la regina, cioè mi si addice come ruolo. Sì, dai, per me va bene. Dai, allora, ragazzi, iniziamo. André, magari potresti fare tu il re di Spagna, dato che sei lo spagnolo ormai. No, non mi piace recitare, fatelo fare a figlio. Vabbè, fino a farlo. Ragazzi, il mio telefono è quasi scarico, qualcuno potrebbe prestarmene uno? Sì, tieni. Allora ragazzi, questo è il 6° episodio, il 3° della serie, quindi abbiamo quasi finito. Sì, infatti ragazzi, sono 9 episodi, quindi iniziamo a costruire la scena. Allora Filo, tu vieni qui e sdraiati a terra.
Manu, sediti vicino a lui e prendilo per mano. Devi consolarlo. Carlo, tu canta. No, ragazzi, io non posso cantare, altrimenti si rompono i vetri. Fino a infatti non cantare, ci tengo alle mie orecchie. Tranquillo, lo faccio solo per me. Potremmo riprodurre un brano dalla playlist di Sonia, che dite? Sì, ora vado a prenderlo. Ah, Filo, comunque ricordati che sei depresso, quindi cerca di essere più triste possibile. Mentre tu, Manu, sii altezzosa, perché sei la regina. Sarà difficile per te, vero Manu? Perché devi essere sempre il simpatico del gruppo? Dai, ragazzi, non iniziate, altrimenti non la finiamo più. Dai, iniziamo dall'entrata di Carlo. 3, 2, 1, azione. Oh mio Dio, che malessere il mio. Caro, ho trovato un aiuto. Il nostro regno sarà salvo, tu sarai salvo. L'unica soluzione è la morte. Il suo nome è Farinelli, è un cantante lirico. Fatelo entrare. Salve, cucina, salve. Carlo, no. Cioè, la regina non puoi entrare così, fai qualche riverenza. Ah, Filo, ricordati che devi essere ancora più disperato, mi dai presso. Fai finta che ti stiamo sequestrando la PlayStation. Niente Battlefield. Non prendiamoci la mano. Beh, ragazzi, riprendiamo dall'entrata di Carlo. 3, 2, 1, azione. Sono onorato di essere alla vostra corte, regina. E lui? È lui il cantante lirico di cui ti parlavo. Scusate la mia maleducazione, sono Carlo Broschi, Farinelli. È stato selezionato per aiutare il vostro re. Canterà per lui e io vi lascerò soli ogni sera. Ho sentito che è un'ottima toccasana per l'animo. Sarei onorato, ma... siamo ma... spaggiati. Non volete forse aiutare il vostro re? No, no, no. Avete frainteso. Volevo solo sapere da quando incomincerà questo mio incarico. Anche stasera stesso. Perfetto. Ok, stop. Vanno bene queste battute. Manu, perfetto. Grazie. Sì, infatti, mi piacciono. Vanno bene. Nessuna correzione. Nessun dobbiamo rivedere il tutto. Wow, è la febbre per caso? Oh, ragazzi, allontanatevi, dai. Madonna, ragazzi, se non sono di buon umore. Finalmente il sorriso. Ringrazierò Andrea per questo. Grazie. Beh, ragazzi, prima che cambi idea, andiamocene a casa, vai. E amore, comunque ti devo far sentire una cosa bellissima che ho ascoltato l'altra sera, visto che hai deciso di partecipare al progetto. E metti il CD. Sai, avendoti accanto non riesco a concentrarmi. Smettila. Oh, comunque stasera faremo una lezione di pizzica particolare. Ai passi che facciamo sempre aggiungeremo alcuni di una danza africana. Danza africana? Che c'entra con la pizzica? Sono dei passi che ha fatto la nostra maestra durante un corso di aggiornamento. Ah, bello, sembra interessante. Sì, infatti, peccato che però a te non piaccia danzare. Ora però andiamo, altrimenti ti faccio tardi. Ok. Va bene. Oh, io sono curiosa. Entriamo dentro, alla fine mi sblocco, imparo a ballare. Dai, andiamo a vedere dentro. Andiamo. Vieni.
però io le gomme non me le metto, al massimo no. Vuoi bene, Rita? Quel figlio di puttana, no, ma a me piace ballare la pizzica, mi diverto la sera, no, gli piaceva la spagnola. Questo è solamente l'inizio.
your writing over my reason. Your writing. Thank you.